17 novembre 1796. Muore l'imperatrice di Russia Caterina II. Soprannominata la Grande, aveva regnato 34 anni. Figlia di un principe tedesco, andò sposa al granduca Pietro Fiodorovich, erede al trono russo. Intelligente, sensibile, colta, aveva doti che la portarono alla rottura con il marito, uomo rozzo e odiato dalla sua stessa corte, che ne provocò l'uccisione nel giugno 1762. Salita al trono, Caterina manifestò la sua educazione illuministica con iniziative in tutti i campi, a partire dall'istruzione. Riformò il governo locale con l'istituzione dei governatori, ripianò le finanze dissestate, con un progressivo ritorno però a posizioni più reazionarie, come testimoniato dall'aumento del numero dei servi della gleba. In politica estera ottenne il diritto di protezione sui cristiani ortodossi dei Balcani, l'indipendenza della Crimea e l'annessione delle regioni orientali della Polonia. Trovò soddisfazione anche alle proprie aspirazioni intellettuali, lasciò notevoli tracce nel campo della letteratura.